Facciamo aspettiamo un secondino eh, che la gente entra in sala. Ti faccio un po' di domande autonomia, un po' anche qualche domanda politica te la faccio, eh. eh? Sì, lo vi, Poi ti faccio commentare anche qui. Buongiorno a tutti, eccoci. Eh, prima abbiamo avuto il saluto di Piercarlo del Piano, presidente della Fondazione Stelline eh, che eh, il governatore l'ha anche ringraziata. Eh, Grazie a lei. E per, per, per essere sempre il nostro amico allora faccio io un minuto di introduzione proprio. dicono che il numero 17 è un numero un po' sfortunato e però questa è la 17esima edizione di Italia Direzione Nord è nata nel 2017, ne facciamo circa tre l'anno ecco perché è disallineato e, e abbiamo questa 17esima edizione la fortuna di averla ancora con noi ma di avere anche tre ministri Abbiamo qui fuori che poi entrerà tra 20 minuti, mezz'oretta, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente, abbiamo il ministro del Valditare che arriverà eh, più tardi, abbiamo oggi pomeriggio la, la ministra Locatelli, sottosegretari, viceministri. Insomma, sarà un'edizione secondo me molto divertente. Abbiamo anche la fortuna, però anche una sfortuna, Attilio, di tornare a parlare di autonomia. La fortuna... E che torniamo a parlare di una cosa che a noi sta molto a cuore dall'inizio quando io spiegavo cos'è la direzione nord nel 2017, ehm, e vorrei eh, chiedere se eh, mandate Andrea eh, qui davanti per piacere, Andrea qui, qui davanti. Eh, nel 2017, quando abbiamo fatto la prima direzione nord, devo spiegare che non era la direzione nord, quindi dove si guarda verso il nord, ma anche la direzione che è il, il punto in cui eh, si va e si parlava di autonomia. La cosa sfortunata, sfortunata è che dopo cinque anni siamo ancora qui a parlare di autonomia perché non ce l'abbiamo. Ma adesso questa sarà la prima domanda. Eh, generalmente, mi lascerà fare ancora 20 secondi di introduzione. I ringraziamenti allo staff, eccetera, si fanno alla fine della giornata perché chissà cosa potrà mai succedere, no? Però, esatto, esattamente. Però, eh, visto che nel 2017 eravamo in due, adesso ci sono 40-50 persone che lavorano per questo evento per mesi. Eravamo in due a. A organizzare quella prima direzione Nord. e, e, e L'altra persona adesso la chiamo qui sul palco, si chiama Andrea Bufo. E lì si emoziona. Ma vieni, vieni su per piacere. E vorrei che gli faceste un grande applauso perché lui sta sempre dietro le quinte. Andrea non ci sarà, probabilmente la diciottesima, perché ha deciso di fare delle altre scelte di vita, che devo dire molto, anche molto profonde. Quindi, eh, però vorrei veramente ringraziarlo. Grazie Andrea perché... E adesso veniamo a noi, autonomia, autonomia. Allora oggi Calderoli, devo dire che le suona di santa ragione su Corriere della Sera a Vincenzo De Luca, suo collega, per la questione dell'autonomia, perché pare che si sia proprio costruito un fronte il Sud contro, contro l'autonomia. Ma è giusta questa cosa, cioè siamo spaccati in due. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito e soprattutto complimenti perché come tu dicevi giustamente eh, Direzione Nord è un'iniziativa che sta avendo sempre più successo e sempre più seguita ed è, una <coughs> ed è molto utile avere l'opportunità di trovare un contenitore come questo per fare un po' di riflessioni. Venendo invece alla domanda, ti dico che è una cosa che non esiste, che non sta né in cielo né in terra questa contrapposizione, anzi dico che è un po' pericolosa una così netta e chiara contrapposizione che alcuni governatori del sud vogliono proporre. Credo che sia quella una situazione estremamente rischiosa e pericolosa, perché l'autonomia, e qui mi ripeto per l'ennesima volta, è prevista dalla Costituzione. Viva Dio, eh, la nostra Costituzione deve essere rispettata. Ma in più c'è stata una espressione eh, del popolo lombardo e del popolo veneto che hanno chiesto in maniera esplicita di poter attivare questa parte della Costituzione. Ripeto, attivare una parte della Costituzione anche, già in essere. C'è anche il suo collega dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che si candida... A fare segretario del Partito Democratico, forse potrebbe anche essere una presenza. Vedi, notizia questo, per questo è, alla fine, il modo di fare politica in Italia dove. E si cerca sempre di strumentalizzare tutto per cercare di avere un po' di visibilità, un po' di credibilità per tirare qualche voto, prescindendo dal fatto che magari una scelta è oggettivamente utile a tutto il territorio e quella dell'autonomia è una scelta che è utile al nord come al sud, è chiaro: c'è qualcuno che ci rimette, quelli che non hanno voglia di amministrare bene, quelli che non sono capaci di amministrare, quelli che non vogliono correre la sfida della responsabilità perché io dico e sostengo che l'autonomia è soprattutto responsabilità. Questo gliel'ha U... detto a Vincenzo De Luca? Ma gliel'ho detto a suo tempo, infatti a suo tempo disse che era d'accordo. Poi ha cambiato idea improvvisamente perché nel 2018 ha fatto delle richieste esplicite al ministro Calderoggi. Oggi Calderoli lo dice, erano state fatte delle richieste, io mi ricordavo che a un certo punto De Luca disse noi siamo i primi e siamo pronti a correre la sfida dell'autonomia. Poi evidentemente ha cambiato idea, ma al di là del fatto che è legittimo cambiare idea. È il motivo che mi lascia assolutamente perplesso, perché questa autonomia, così come è impostata e come la sta impostando il ministro Calderoli, non va in nessun modo a toccare l'unità del Paese, ad incidere sulle risorse da trasferire al Paese, non va a toccare i diritti di nessuno, va semplicemente a dare la possibilità a quelle autonomie locali che riescono a operare meglio di essere più efficienti, più efficaci, di funzionare meglio e magari di risparmiare anche dei soldi. Ma nel momento in cui io risparmio dei soldi rispetto a quelli che spende oggi lo Stato, non è che tolga qualcosa a qualcuno. Secondo lei si riusciva a trovare almeno una sponda? Perché il Sud sembra che faccia proprio blocco compa compatto, sia in maggioranza che in opposizione, contro questa cosa. Ma si riescono a trovare alleanze magari trasversali anche col Partito Democratico, magari qui in Lombardia, non lo so. Non ma chiedo, io me lo auguro perché, ripeto, questa contrapposizione secondo me è estremamente pericolosa perché vuole dire rischiare veramente, in questo caso sì, di spaccare il Paese su una questione che è in fondo è inesistente. Ecco, io eh, lo ripeto e lo dico: se ci fossero dei motivi di preoccupazione sarei io il primo a dire andiamo cauti, ma non c'è nessun motivo, anche perché poi loro si fondano una grande opposizione non ci sono i LEP e eh, eh, vabbè facciamoli facciamoli è da 2009 che si dovevano fare non c'è mica nessun problema e chiudo dicendo noi non abbiamo problema che si facciano i LEP che si facciano i LEA che si facciano i costi standard noi siamo la regione che in Italia costa meno di tutte le altre il cittadino lombardo costa 2300 euro al mese ah scusa all'anno la media italiana è di 3.600 euro, quindi noi... È un terzo in più. Quindi la media, perché poi ci sono delle eccezioni che costano anche 8.000-9.000 euro all'anno i cittadini, ma lasciamo stare. Noi quindi non abbiamo paura, facciano i facciano i lea, facciano quello che vogliono, non abbiamo nessuna preoccupazione, purché li facciano. Cioè, è chiaro che... È una presa in giro dire l'autonomia parte quando ci saranno i Lep. È dal 2009 che li stiamo aspettando. Senta, ha parlato qualche volta con, con uh, Giorgia Meloni, col Premier. Come si trova in questo? Insomma, è il terzo, terzo Premier che lei vede dall'inizio del mandato. Ah, no, perché conta la... sì, sì, no. Conte con più maggioranze, sì, diciamo così, poi... più volte, sì. ma de devo dire che mi trovo bene nelle poche interlocuzioni che ho avuto. Mi sembra una persona estremamente determinata, che ha le idee chiare e che soprattutto persegue le idee che ha. Non, non si ferma di fronte a eventuali opposizioni e di fronte a, a, a tentativi di impedirle di andare avanti. Mi sembra che sia la strada giusta, ma mi sembra che questa sia la strada che ha intrapreso tutto il governo in queste prime decisioni. Eh, mi sembra di poter dire che uno degli elementi che noi contestavamo da sempre nel campo delle opere pubbliche, cioè che ci fossero troppe opere pubbliche che erano già state progettate, approvate e soprattutto sottolineo finanziate, quindi con i soldi già a disposizione, non partissero. E perché non dovevano partire? Eh, evidentemente, per una questione. Ideologica perché se i soldi ci sono, i progetti ci sono, non c'è motivo, eh, dovrebbero partire. Ecco, il governo mi sembra che e Salvini, in queste ultime occasioni, in questi ultimi giorni l'ha detto chiaramente: beh, eh, le opere partiranno perché devono partire. Non, 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 non c'è ideologia che tenga. A proposito di opere, eh, grandi eventi, anche perché anche i grandi eventi sono un po' come le opere, nel senso che bisogna metterci molta attenzione. È arrivato un uomo ministro delegato alle Olimpiadi. Eh, insomma, bisogna veramente cominciare a correre perché forse lì, lo dico io, però mi confermi o no? Eh, un po' di tempo è stato perso ecco, dalla precedente gestione. Allora, partiamo dal presupposto che si deve chiarire. Un po' di dettagli, perché se no poi si dice che la Regione Lombardia è in ritardo. No, la Regione Lombardia non è in ritardo in niente, nel senso che la Regione Lombardia deve portare avanti alcune opere direttamente, alcune modifiche di impianti, alcune eh, parcheggi, alcune cose più limitate e quelle le stiamo portando avanti rispettando tutti i termini e i tempi non abbiamo perso un giorno. Poi ci sono le opere pubbliche che sono state assegnate per l'esecuzione alla SPA costituita però un po' quella si tardi nel novembre dell'anno scorso dopo che i giochi erano stati assegnati nel giugno del 2019 quindi con due anni di ritardo eh, c'è un commissario l'ingegnere Sant'Andrea che sta portando avanti i lavori e sta cercando di recuperare qualche piccolo ritardo anche se credo che siano ritardi assolutamente recuperabili poi c'è la fondazione che si occupa dell'organizzazione L'organizzazione dei giochi nel senso vero, cioè quella che deve dire se metterle tribune, se non metterle tribune. Come, come gli si... sponsor. Quella degli sponsor che organizza il cibo per gli atleti, tutti questi dettagli che sono però fondamentali per la buona riuscita eh, dei giochi. Che però ha il vantaggio che si fonda su una, un, un format già ben definito, perché tutte le Olimpiadi a livello organizzativo sono realizzate in un certo modo. Ecco è chiaro, lì sono già stati fatti un po' di attività si faranno e credo proprio che non ci sia nessun nessun ritardo, è chiaro, è meglio arrivare prima, anche perché se tu vai a, ad affittare delle strutture eh, con due anni di anticipo le paghi una cifra, se le vai ad affittare due giorni prima le paghi una cifra più X. Sempre che uno le trovi poi, <ride> ovviamente. Esatto. Prego, eh, parliamo un po' di regionali, no perché la campagna ormai, ormai incombe, mancano, quanti giorni mancano governatore? Eh, non sapendo non capisce, la, la data, la legge, la legge che, che quando, quando arriverà la legge che ci dice quando si vota? Ma guarda, eh, oltretutto anche questo è un, un falso problema, nel senso che eh, io so, noi, oggi dovrebbe essere in decisione in consiglio regionale questa legge, è una legge che partiamo dal presupposto hanno tutti. Le altre regioni. L'unica che non ha questa legge è la Lombardia. Quindi è curioso che si gridi alla violazione della democrazia, che si gridi allo scandalo perché noi vogliamo adeguarci a quello che hanno le altre regioni. Allora, o le altre regioni sono tutte fuori dalla democrazia e stanno facendo attentati alla Costituzione, oppure mi sembra che questa preoccupazione sia quantomeno infondata. Ma questa legge è comunque una legge che viene in secondo piano: nel senso che noi. Poi con questa legge il Presidente della Regione può fissare le, la data delle elezioni nel momento in cui però non ci sia una scelta e lo può fare nell'ambito di un range tra i 30 giorni prima della proclamazione e i 60 giorni dopo, a condizione che, però, lo Stato non, pre, non preveda delle ipotesi diverse per interessi suoi. Cioè, se quest'anno io decidessi facciamo le elezioni il 15 marzo. Ma lo Stato decidesse no, preferisco farli in un'altra data perché voglio mettere insieme Lazio e Molise, è chiaro che lo decide lo Stato. Quindi, nel momento in cui lo Stato dice fate, fissate quando volete voi, non ci sono interessi superiori da rispettare, allora potrei decidere io. Mettiamola così: si voterà secondo lei alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera? Si voterà a cavallo fra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. La democrazia cristiana non muore mai. Eh. No, allora, ehm, regionali ha eh, adesso attualmente in campo gli sfidanti: sono due, uno è la sua, la sua, vice, la sua ex vice, eh, di cui si è parlato tanto, e l'altro è Piero Francesco Maiorino. Lei lo conosce Maiorino personalmente? Sì, sì lo conosco, lo ha incontrato anche. Una settimana fa, quando c'è stata la visita di una commissione europarlamentare per avere notizie su, sulla gestione del Covid, eccetera. No, la no, conosco bene. E che, che cosa ne pensa? Penso che sia una persona che ha delle idee assolutamente diametralmente opposte alle mie, che cerca di far uh, rilevare, far uh, approvare le sue idee, che io cercherò di contrastare perché non le condivido quasi in niente. Allora, adesso io faccio una cosa che è veramente un po' antipatica, però è divertente, per l'intervistatore è divertente, per l'intervistato meno. Il gioco della Torre, se dovesse buttare giù Moratti o Maiorino? Eh. uno dei due, eh. non puoi dirmi tutti e due nessuno dei due, eh, se no, so, il gioco non so. funziona Moratti e Maiorino chiuderei gli occhi e, <ride> e lascerei che fosse il caso <ride> ok va bene, senta eh, campagna elettorale sua eh, le prime 100 cose No, sono troppe, non abbiamo tempo le prime due cose che torna a Palazzo Lombardia primo giorno da rinnovato se andrà bene può fare gesti scaramantici eh, e si mette lì e dice le faccio, quali? Ma non sono due, direi innanzitutto, e proseguire in quella visione di ampio respiro che stiamo cercando di avere, che abbiamo presentato in questi mesi nelle aree interne. Questo che credo che sia l'argomento più importante perché è quello che sicuramente interessa tanti territori, ma soprattutto interessa una visione del futuro della Lombardia, eliminare ed evitare che ci siano delle zone del nostro territorio meno privilegiate di altre, fare in modo che su tutto il territorio si possano realizzare le stesse iniziative, le stesse eh, proposte, anche lavorative. Quindi questa è una cosa che stiamo portando avanti con grande determinazione e che vorrei ricominciare a, a fare, a portare avanti il giorno dopo. Poi credo che un altro argomento sarebbe quello di proseguire nella riforma sanitaria che ha bisogno sicuramente eh, di collaborazione da parte del governo centrale. Ecco, noi abbiamo bisogno di avere mh, un asse più diretto con il governo perché dobbiamo, per poter lavorare bene, che il governo ci dia delle garanzie ci, e assuma degli impegni sia in merito di, al finanziamento sia in merito alla ricerca di, di ampliamento del, dei medici, degli infermieri. E un'altra delle cose che credo sarebbe importante è valutare con il governo come ci siano delle zone del nostro territorio che subiscono una concorrenza da parte della, della Svizzera, per cui bisognerebbe intervenire con scelte anche di carattere fiscale per evitare che tanti medici, tanti infermieri, ma anche tanti imprenditori non superino il confine e vadano al di là a, a, a svolgere la loro professionalità o la loro attività imprenditoriale depauperando il nostro territorio ecco credo che queste sono delle cose che devono essere decise subito eh, noi come territorio avevamo chiesto la ZES no? la famosa zona con l'economia speciale ma quella forse eh, è un po' più complicata ecco basterebbe che in certe categorie professionali ci fossero delle defiscalizzazioni ci fosse la possibilità di mettere qualche euro in più in busta paga perché se no vanno di là tutti e noi, ci, noi formiamo e ci impoveriamo e lo stesso vale anche per gli imprenditori. Guarda, sono andato recentemente a visitare un, un imprenditore che è un genio perché è riuscito a creare un'azienda che è un gioiello, adesso la doveva ampliare e mi ha detto: Sono venuti dal Canton Ticino e mi hanno fatto delle offerte alle quali non avrei dovuto dire di no. Poi io. Amo l'Italia, amo la Lombardia, eh, sono anziano, voglio realizzare il mio sogno qui e ho rinunciato a quelle proposte. E adesso è arrivata un'azienda un storica che era stata abbandonata dieci anni fa, sta recuperandola, sta assumendo 300 nuovi dipendenti, bellissimo. Ma lei capisce che se questo, invece di essere innanzitutto innamorato del nostro paese, della nostra regione, fosse stato innamorato del suo portafoglio, soltanto è chiaro che quello andava eh, e perdevamo una grande opportunità. Sì. Queste sono tutte cose che forse a Roma si percepiscono un po' poco perché eh, sono, sai, la concorrenza del Vaticano va su altri ambiti. Beh, esatto, spirituali. Eh, Campagna elettorale, ovviamente in campagna elettorale quando c'è di mezzo eh, il centro-destra ma anche il centro-sinistra, che le campagne elettorali si fanno sempre con 1 e uno. Eh, arrivano poi anche inchieste eccetera eccetera. Eh, di questo abbiamo parlato molto spesso oggi stiamo facendo un po' di casino tra tu e lei io e il presidente perché gente ah, ci, diamo ci diamo del tu, sempre del tutto non facciamo finta di esatto, facciamo finta di darci del lei no eh, no facciamo finta eh, un tubo facciamo, ecco, diciamo dai. la verità Esatto. esatto. allora il, il tema è questo qua eh, lei però è già stato colpito fortemente lei. tu scusa Mia moglie. <ride> tu sei stato colpito eh, insomma fortemente da tutta una serie di articoli di stampa inchieste eccetera hai un po' paura che... Paura, insomma, ti aspetti, no, paura, ti aspetti da anche da avvocato che questo potrebbe tornare e andare a Guarda, inquinare eh, quello che dovrebbe essere invece un, un confronto sano sulla... Non è guerra. una paura per me, ma è una paura per il Paese, perché se dovesse succedere una cosa di questo genere vorrebbe dire che c'è qualche preoccupazione di tenuta democratica in questo Paese, vorrebbe dire che ci sono delle condizioni che vanno al di là della democrazia e della libertà. Ecco, io quindi non lo temo tanto per me perché quando uno è stato già, se mi consenti questo termine, sputtanato urbi e torbi e poi si è rivelato tutto infondato. Ormai la paura è superata, perché ormai è peggio passato. è peggio passato più che darmi del mascalzone, ormai più di quello non posso lo darmi. Eh, però credo che sarebbe preoccupante per il paese. Vorrebbe dire veramente che c'è qualcosa che non funziona in questo paese. Eh, Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, adesso deve, deve andare a. a a inaugurare una fondazione una bella fondazione a Guarda, un grande, grande ospedale Lombardo uno dei migliori orgoglio. in assoluto un orgoglio, 5.000 persone che lavorano meravigliosamente fondazione che secondo me è bellissima perché è la dimostrazione che questo spirito di solidarietà Lombardo continua, questa volontà di partecipare dei cittadini lombardi a tutte quelle iniziative utili per, il, per i propri concittadini continua abbiamo deciso di costituirla Dopo che abbiamo ricevuto tante donazioni in occasione Covid, allora abbiamo ritenuto opportuno realizzare un contenitore all'interno del quale dare la possibilità di continuare questa fondamentale essenziale, bellissima, che non, mi, con, non smetterò mai di dire grazie, collaborazione tra pubblico e privato. E in Lombardia il privato è fantastico. L'ultima cosa poi la, andare, la ti lascio andare. Eh, eh, te troverai anche il, il sindaco Sala. Eh, vi siete mai parlati sulle regionali recentemente oppure no? Avete ognuno Riservatissima. Che... Riservatissimo. Basta. Grazie al governatore Fontana.